Oggi mi occuperò di questo tema, che è quello dell'utilizzo dei modelli informativi per l'organizzazione dell'informazione tecnica storica di progetto e manutentiva, con particolare riferimento ad un intervento di cui siamo stati autori e che riguarda in particolare un cavalcavia all'interno del comune di Verona. Poi vedremo bene. Giusto due parole su chi vi sta parlando. Io sono Michele Carradori, sono un ingegnere e ricopro il ruolo di BIM manager e di direttore del laboratorio di ricerca e sviluppo all'interno di Gruppo Contec. Ricopro il ruolo particolare di BIM manager per Contec Ingegneria e poi appunto mi occupo di BizLab, che è in Gruppo Contec, il nostro laboratorio di ricerca. Giusto per darvi un po' un'idea di quelli che saranno i temi che tratteremo oggi all'interno di questo webinar, partiremo con una breve presentazione di chi è Contec Ingegneria e di chi è Gruppo Contec, per chi dei presenti non ci conoscesse, magari ci siamo già incontrati essendo noi tra i soci fondatori di Assobim, per cui se seguite un po' l'attività di Assobim sicuramente abbiamo già avuto modo di conoscerci, ok? E arriveremo poi un po' più nel tema della questione, quindi affronteremo, anche se appunto rapidamente, la storia del manufatto di cui ci siamo occupati, illustreremo in maniera molto sintetica qual è stato l'intervento progettuale che ha riguardato il manufatto e poi chiuderemo con la cosa che diciamo più centrale rispetto al motivo per cui oggi ci troviamo qui, che è l'implementazione BIM applicata al caso di studio. Beh, innanzitutto chi è Contec Ingegneria e Gruppo Contec? È una storia che festeggia quest'anno il 60° anniversario. Contec Ingegneria in particolare nasce nel 1962 ed è una società che si occupa di fornire servizi nell'ambito dell'intero processo edilizio, quindi spaziamo dalle prime fasi di concezione dell'opera, fino poi anche a offrire le nostre consulenze nell'ambito del facility management. Come Contec Ingegneria siamo un team composto da oltre 30 professionisti, la maggior parte dei quali sono per l'appunto ingegneri ed architetti. Contec Ingegneria in realtà, come ho detto sin dall'inizio, fa parte di un gruppo più ampio che è per l'appunto Gruppo Contec che dal 1962 è poi evoluto negli ultimi, diciamo, 15 anni, dando origine a un insieme di società che sono quelle che vedete in questa slide e che si occupano di aspetti peculiari dell'industria delle costruzioni e del processo edilizio. Questa è stata una scelta fatta appunto a partire dal 2008 nell'ottica di demandare a gruppi di persone, a gruppi di professionisti dedicati a specifiche tematiche, l'onere di sviluppare queste tematiche e quindi portarle ad un livello possibilmente di eccellenza. Quindi da Contec AQS, che è la nostra divisione che si occupa di ambiente, qualità e sicurezza, si è passati poi a Contec Industry, che si occupa di ingegneria di processo, per poi andare avanti appunto negli anni, come vedete qui, con tutta un'altra serie di società autonome, ma tutte ricondotte sotto il grande cappello di Gruppo Contec, che si occupano di vari aspetti, tra cui anche la parte infrastrutturale con Exonet tipicamente, e come ultima acquisizione PMP, che è una società che si occupa di project management. Siamo presenti principalmente in queste tre sedi, per la verità, due sedi principali e storiche, se vogliamo, una a Verona, la sede originale, e una a Padova, ma abbiamo anche, peraltro, da poco aperto una sede all'interno del Milano Innovation District. Giusto per darvi un'idea di quali sono i nostri clienti, ci rivolgiamo storicamente in primis a clienti privati del settore manifatturiero, anche afferenti a settori, diciamo, potremmo dire particolari, speciali, come quelli dell'alimentare, dell'agroalimentare, quelli del farmaceutico, quindi ambienti a produzione controllata,
Ma poi insomma ci stiamo rivolgendo molto anche al mondo per esempio dell'automotive recentemente. Comunque insomma il cliente industriale è da sempre il nostro cliente principe. Accanto ai clienti privati però affianchiamo e direi affianchiamo forse sempre di più anche il cliente pubblico. Qui vedete un insieme di riferimenti appunto da quelli diciamo più grandi a quelli un po' più piccoli come i vari comuni. Ma insomma, grazie ai nostri servizi tipici di progettazione e direzione lavori, ma anche a una divisione che si occupa di verifica della progettazione, stiamo sempre più abbracciando anche il cliente pubblico fra il nostro portafoglio di clienti. Siamo anche orgogliosi di vantare una serie di affiliazioni di associazioni di cui facciamo parte e che talvolta, come nel caso di Assobim, abbiamo anche contribuito a fondare. Quindi ne vedete una selezione che, insomma, dal nostro punto di vista testimoniano l'attenzione delle nostre aziende verso comunque la collaborazione con i nostri competitor, che sono anche spesso i nostri partner. E comunque la necessità di rimanere sempre aggiornati con quello che avviene attorno a noi e al nostro fare. Arriviamo ora finalmente al cuore un po' della questione di oggi. Parliamo in particolare di un manufatto, il cosiddetto cavalcavia di Viale Piave, un manufatto sito a Verona. Lo vedete da questa immagine, quindi non molto distante dal centro di Verona, da Piazza Bra, come è indicata qui in questa mappa, e che sostanzialmente rappresenta un cavalcavia che da Verona Sud, la parte qui per l'appunto più a sud della città da cui prende il nome il casello, permette di arrivare proprio all'interno del centro cittadino. Qui vi ho riportato alcuni focus presi da Google Maps che vi fanno un po' capire il contesto urbano in cui ci stiamo muovendo, e un'immagine che vi mostra qual è lo stato sostanzialmente attuale, di questo cavalcavia urbano. Cosa curiosa che riguarda questo manufatto è il fatto che la sua realizzazione risale all'inizio degli anni 70, 71, 72 e della sua realizzazione si occupò nella fattispecie l'impresa Lonardi, l'impresa veronese, e la progettazione venne curata proprio da due dei nostri soci fondatori, l'ingegner Cossato e l'ingegner Meneghini, che per l'appunto a seguito di un'importante esperienza nell'ambito della progettazione autostradale, poi si sono occupati nei primi anni di Contech Ingegneria prevalentemente di progettazione infrastrutturale, applicando la tecnologia che avevano contribuito a sviluppare del calcestruzzo armato precompresso, prima alle infrastrutture e poi anche all'industria sostanzialmente. Quindi diciamo in qualche modo giocavamo in casa, sebbene una partita giocata molti molti anni fa, ma il progetto originario di questo cavalcaviere è stato proprio sviluppato da due dei nostri soci fondatori. Qui vedete alcune immagini dal nostro archivio, alcuni estratti dagli elaborati che abbiamo ripreso proprio per poi sviluppare il progetto di diciamo, ripristino, che è quello che poi a breve andremo a trattare. E qui qualche foto di repertorio che vi danno un po' l'idea di com'era la situazione all'epoca di quando l'opera venne realizzata. Uno stato di conservazione evidentemente molto diverso da quella in cui si presenta adesso se vi capita di passarci. Ecco, giusto visto che poi diciamo, lo vedremo in maniera un po' più dettagliata, per dare un'idea di quali sono gli elementi costitutivi di questo manufatto, si tratta di un cavalcavia, chiaramente, che presenta una serie di pile, ognuno con una propria
fondazione al piede, abbiamo gli elementi pila vero e proprio che sono queste, diciamo, colonne in calcestruzzo che qui vediamo in queste immagini in basso, sezionate. Abbiamo le due spalle, la spalla 1 e la spalla 2, rispettivamente verso il centro della città di Verona e verso Verona Sud. Quindi abbiamo un elemento che, rispetto a quello che è stato il nostro progetto, come vedremo poi, è stato particolarmente interessato dal nostro intervento, che è il pulvino, cioè quell'elemento che al di sopra di una pila poi sorregge gli impalcati e che quindi è presente in corrispondenza di ciascuna pila. Abbiamo poi degli appoggi, delle travi di impalcato, appoggi in neoprene che servono appunto per costituire un materasso di appoggio fra l'impalcato, le travi dell'impalcato e l'elemento del pulvino. Ed infine, abbiamo, le travi dell'impalcato che, come vedete in queste due sezioni qui in basso, sono di due tipologie diverse a seconda che si tratti delle travi centrali o delle travi laterali, ma che poi si ripetono con uno schema che riguarda tutte le varie campate. Quindi 8 campate in semplice appoggio, 7 pile centrali, 2 spalle laterali ed una lunghezza complessiva da spalla a spalla di circa 205 metri. Arriviamo ora a quello che è stato il nostro incarico. Attraverso un bando di gara, noi siamo risultati aggiudicatari dello sviluppo della progettazione esecutiva, del coordinamento della in materia di sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, della direzione lavori, del ripristino funzionale del cavalcavia di Viale Piave, nel senso che l'ambito di intervento era proprio finalizzato a ripristinare questo cavalcavia nelle condizioni originali di quando era stato realizzato. Gli interventi, che poi sommariamente vedremo nel corso della presentazione, erano proprio orientati a questo tipo di finalità. La stazione appaltante è il Comune di Verona, il responsabile unico del procedimento è l'architetto Cristina Formaggio. L'RTP che si è aggiudicato la gara ci ha visto noi come Contech Ingegneria come mandanti e poi le società Idea, Exenet, Studio Mastella, l'ingegner Stefano Boscherino come mandatari. Del coordinamento della progettazione in particolare si è occupato l'ingegner Marco Signorini. Ok, da che informazioni in ingresso partivamo? Innanzitutto dal progetto esecutivo originale che, come vi dicevo, in questo caso è stato elaborato qualche anno prima, chiaramente della realizzazione nel 1970, e che era sostanzialmente ancora nei nostri archivi. Il progetto definitivo a base di gara, naturalmente, essendoci noi occupati solo della parte di progettazione esecutiva, e poi una campagna, scusate, approfondita di indagini, che era stata commissionata dal Comune di Verona nel 2017, quindi in tempi abbastanza recenti. Sono state effettuate, prima di partire con la progettazione, sono state effettuate alcune attività preliminari di caratterizzazione del sito, come quelle che sono sostanzialmente rappresentate in questa immagine, a cui si riferiscono le immagini che vediamo in allegato, sulle quali poi ritorneremo anche quando ci occuperemo del modello informativo. Quali sono stati gli ambiti di intervento che hanno interessato questo progetto, che hanno interessato quest'opera? Innanzitutto gli interventi di ripristino e risanamento delle teste dei pulvini. Se ricordate l'immagine che vi mostravo prima, dove andavo a identificare il pulvino, come poi vedremo, sono stati necessari alcuni interventi che hanno per l'appunto ripristinato questi elementi molto delicati del cavalcavia. Sono stati fatti poi interventi più diffusi di ripristino della durabilità delle travi di incarpata in ragione di alcune situazioni di degrado che sono state rilevate. Riparazione dei cordoli, delle barriere, dei parapetti che verranno
visto che siamo ancora in una fase di aggiudicazione dei lavori, verranno completamente sostituite e nell'ambito di questa sostituzione naturalmente si sono resi necessari anche la riparazione dei corderi su cui le barriere di parapetti si ancorano. Interventi relativi all'idraulica di piattaforma, naturalmente, quindi al sistema di allontanamento delle acque dal cavalcavia, ancora interventi diffusi di ripristino delle zone malorate delle pile e delle spalle, quindi degli elementi verticali che sostengono gli impalcati, chiaramente interventi relegati alla segnaletica, rifacimento degli asfalti ed infine alcuni interventi puntuali sul sottovia, dal momento che appunto al di sotto di questo cavalcavia chiaramente è presente una strada che con esso si interseca a un livello più basso. Arriviamo ora a parlare un po' più da vicino di quella che è stata l'implementazione BIM relativa a questo intervento. Allora, innanzitutto è importante sottolineare come all'inizio della gara non fossero presenti all'interno del disciplinare di incarico del Comune di Verona, della stazione appaltante, non fosse presente alcun requisito inerente l'implementazione BIM. Pertanto, tutto ciò che poi è scaturito in questo senso, in realtà nasce da una nostra offerta migliorativa che ha proposto appunto l'utilizzo della metodologia BIM. Con quale finalità? Con la finalità di fare del modello informativo dell'opera un collettore di informazioni per la gestione e la futura manutenzione dell'opera stessa. Diciamo che, se vogliamo, è sicuramente un obiettivo circoscritto, d'accordo, rispetto a più o meno l'infinità di BIM use di cui spesso si sente parlare quando si affronta la metodologia BIM. In realtà, per quella che è anche il livello di maturità digitale, probabilmente della nostra stazione appaltante, abbiamo ritenuto anche condividendo con la stazione appaltante stessa queste considerazioni, che questo potesse veramente essere un primo approccio comunque utile all'implementazione della metodologia BIM. Da questa diciamo, tensione, da questa considerazione, d'accordo, scaturito naturalmente un approccio ibrido, io l'ho chiamato approccio ibrido CAD BIM, anche se chiaramente è un'espressione che ai puristi risulterà sicuramente indigesta, ma penso che sia esplicativa. Alla progettazione esecutiva, nel senso che è stato sviluppato un modello informativo di progetto esecutivo, il cui livello di sviluppo digitale, anche qui sempre usando qualche semplificazione, può essere assimilabile a un LOD B per alcuni elementi, a un LOD C per altri, sempre con riferimento alla nostra norma UNI 11337 parte 4. Modello informativo che poi è stato messo a disposizione della stazione appaltante nel duplice formato aperto e proprietario. Nel qual caso abbiamo utilizzato Autodesk Revit come software di B-motoring. Accanto al modello informativo di progetto esecutivo sono stati sviluppati anche degli elaborati bidimensionali che poi sono stati correlati agli oggetti costituenti il modello, in modo da fare proprio del modello più che un modello tridimensionale che fosse testimonianza dell'esatta corrispondenza tra le geometrie 3D e gli elementi progettuali, quanto piuttosto che tale modello fosse un accentratore di informazioni che ne consentisse una più immediata consultabilità e anche la possibilità di tenere tutte queste informazioni in qualche modo collegate tra loro. E accanto appunto agli elaborati bidimensionali di progetto esecutivo, naturalmente sono sempre presenti anche quegli elaborati bidimensionali in input alla progettazione che sono stati anch'essi quale diciamo testimonianza storica della storia del manufatto correlati agli oggetti digitali del modello. Rispetto allo sviluppo del modello informativo, va inoltre fatta una precisazione, nel senso che
Questo intervento, quest'opera, questo manufatto di cui stiamo parlando, in realtà è stato, direi parallelamente, oggetto anche dell'interesse dell'Università degli Studi di Padova, che l'ha utilizzato insieme ad altri quale caso di studio per un progetto di ricerca che è IBRIDS, Intelligent Bridge Information Decision System, un progetto di ricerca che ha indagato la possibilità di, e le metodologie per correlare attraverso modelli informativi il manufatto e la sensoristica, i dati derivanti dalla sensoristica che può essere applicata agli elementi di ciascun manufatto infrastrutturale. Non parleremo delle conseguenze di questo progetto nel webinar di oggi, anche perché per l'appunto riterrei opportuno che se ne occupasse chi ha sviluppato in maniera operativa questo progetto di ricerca, di cui noi come Contech Ingegneria siamo stati partner, ma magari, perché no, potrebbe essere oggetto di futuri approfondimenti nell'ambito di questi talks. Dicevo che per l'appunto il modello dello stato di fatto, quindi scevro dalla modellazione che riguarda lo stato di progetto, ci è stato messo a disposizione, è stato sviluppato anche con il lavoro dei ricercatori che si sono occupati di IBRIDS. Primo tema su cui peraltro IBRIDS si è anch'esso concentrato è quello quando parliamo di BIM e di messa a disposizione del modello informativo in formato aperto, che a mio modo di vedere dovrebbe essere la base per l'utilizzo di quello stesso modello da parte di una pubblica amministrazione nell'ambito della gestione e manutenzione della stessa opera, dello stesso manufatto. Primo tema è quello di comprendere come tradurre l'infrastruttura informativa tipica di ogni software di BIM Motoring nell'infrastruttura informativa invece propria dello standard IFC, che immagino di parlare ad una platea di persone che comunque masticano la materia, ma come ben sapete è di fatto lo standard principe per trasferimento di informazioni attraverso modelli di dato aperti. Nella fattispecie ci si trova, occupandosi di cavalcavia e occupandosi di IFC, ci si trova subito di fronte a questa problematica. Cioè il fatto che le versioni dello standard IFC che siamo abituati ad usare, cioè IFC 2x3 e IFC 4, non prevedono tutta una serie di classi, di definizioni che riguardano il mondo delle infrastrutture e che si sono andate a ufficializzare solo con l'emissione di IFC 4.3, che è l'ultima versione ufficialmente pubblicata dello standard IFC. Qui vi riporto un estratto preso proprio dalla pagina di BuildingSmart, dove sono andato ad evidenziare le versioni approvate. Quindi vedete la più antica, IFC 2x3, comunque ancora molto utilizzata, IFC 4, anch'essa utilizzata e tendenzialmente implementata dai software di BIM Motoring, IFC 4.3 invece sviluppata proprio con focus sul tema delle infrastrutture, che però, da quel che mi risulta, subisce ancora uno scarso supporto. Sicuramente non è supportata da Autodesk Revit, che è il software di BIM Motoring che noi utilizziamo. Alcuni dei ragionamenti che adesso vi andrò ad esporre, ci tengo a precisarlo, ci tengo a dirlo, sono raccolti in questo volume IFC Road per la progettazione delle infrastrutture stradali, edito da BuildingSmart Italia, e redatto a cura di Paolo Vorin dell'Università degli Studi di Brescia e Rachele Angela Bernardello dell'Università degli Studi di Padova. Una lettura che per chi si occupa di IFC e si occupa di infrastrutture suggerisco di fare propria, perché insomma contiene in maniera anche, se volete, più facilmente digeribile molti ragionamenti utili intorno all'evoluzione dello standard IFC in ambito infrastrutturale. Sicuramente una delle prime questioni che emergono quando si affronta questo tema è la differenza nella struttura spaziale generica descritta per gli asset edili e quella descritta invece per le infrastrutture.
La prima, quella riferita agli asset edili, è da sempre presente all'interno di IFC, sia con IFC 2x3 ed è confermata anche in IFC 4. La seconda, invece, più ampia, se volete, perché è in grado di racchiudere anche quella propria degli asset edili, è stata un'introduzione propria di IFC 4.3. Vedete nella fattispecie che laddove in IFC 2x3 a sinistra si parlava oltre che un IFC project, un progetto, un sito, IFC site, si parlava poi di asset in termini di IFC building, quindi edifici, quindi edilizia verticale. Ecco che con IFC 4.3 si passa a parlare di IFC facility, che è un concetto molto più ampio che all'interno racchiude sia l'edilizia verticale ma anche l'edilizia orizzontale. Alla stessa maniera, se in IFC 2x3 a un livello immediatamente subordinato troviamo il concetto astratto spaziale dei livelli, IFC Building Story, dei piani in cui un edificio può essere suddiviso, è chiaro che questo stesso concetto non è applicabile in egual maniera nell'edilizia orizzontale, ed è per questo motivo che coloro che hanno sviluppato IFC hanno ritenuto di introdurre una classe IFC Facility Part che non, diciamo, affettasse il nostro progetto in piani orizzontali, ma quanto piuttosto lo suddividesse in elementi omogenei che vanno a costituire l'infrastruttura complessiva. Il problema, per l'appunto, che abbiamo riscontrato noi è che se IFC 2x3 e IFC 4 sono supportati da Revit, IFC 4.3 non è supportato da Revit e pertanto voler sviluppare un modello informativo, nel volerlo mettere a disposizione del nostro cliente con un formato aperto, ci trovavamo di fronte alla necessità di fare i conti con questa impossibilità di utilizzare una versione dello standard che fosse più idonea agli elementi infrastrutturali. Con questa slide ho cercato un po' di far capire di fronte a che tipo di problema ci siamo trovati, cioè quello, e si sono trovati anche i ricercatori dell'Università di Padova che prima di noi si sono occupati di questa cosa, la necessità di comprendere come far passare un manufatto tipicamente di edilizia orizzontale all'interno di una cruna tipicamente a forma di un'opera di edilizia verticale come questa casetta, il classico gioco dei neonati che mai come in questo caso risulta paradigmatico. Ecco qui, giusto per darvi un'idea poi un po' più concreta di quello che è stata la soluzione che Giocoforza sono stati chiamati a trovare, sulla sinistra vedete la struttura spaziale dello standard IFC e le classi che la costituiscono in verde. Le classi afferenti a IFC 2x3 e IFC 4, che da questo punto di vista non manifestano differenze fra loro, e le classi invece introdotte da IFC 4.3, e vedete come ci sia stata un'intensa attività nell'andare a definire nuove classi che guardassero il tema delle infrastrutture. Nel caso nostro, e qui sulla destra invece vedete l'alberatura del file IFC che siamo andati a sviluppare. Nel caso nostro, chiaramente abbiamo utilizzato la classe IFC Site per andare a definire in generale qual era il sito all'interno del quale ci siamo occupati della progettazione di questi interventi di ripristino e da questo punto di vista nessuna variazione rispetto a quella che è l'organizzazione delle informazioni in ambito infrastrutturale. A un livello immediatamente subordinato abbiamo dovuto usare necessariamente la classe IFC Building per indicare come fosse per l'appunto un edificio il cavalcavia di Viale Piave. A un livello ancora subordinato invece quello che normalmente nel caso di edilizia verticale è rappresentato dai livelli, gli IFC Building Story, siamo andati ad usare necessariamente classe IFC Building Story ma andandola a denominare con le diciture substructure e superstructure che non sono altro che valori predefiniti dell'attributo predefined type che lo standard FC 4.3 prevede per la classe FC Facility Part Common. È chiaro che questo è come dire, una sorta di escamotage, chiaramente, non potendo utilizzare la specifica classe FC Facility Part Common,
ma per, diciamo, andare a raggruppare, utilizzando la classe FCBuilding Story, andare a raggruppare elementi appartenenti alla sottostruttura e a elementi appartenenti invece alla struttura portata, diciamo così. Se andiamo a guardarci quali sono questi valori predefiniti per l'attributo predefined type, scopriamo proprio quali sono i significati di substructure e superstructure. Questo tipo di escamotage, per l'appunto, serve solo a cercare di mantenere, in un contesto dove pure non possono essere utilizzate le classi appropriate, un rimando logico significativo a quello che è effettivamente la modalità di organizzazione degli elementi in un'opera come un cavalcavia. Ok, l'altro tema su cui poi ci siamo concentrati in particolare, oltre alla rappresentazione geometrica, come dicevo, a livello di dettaglio, sicuramente non costruttivo, ma comunque significativo, ci siamo occupati di andare ad associare la documentazione bidimensionale descrittiva del progetto esecutivo, ma anche derivante da esperienze precedenti, appunto associare questo apparato documentale agli elementi specifici del manufatto. Come l'abbiamo fatto? Nella fattispecie, con un preciso riferimento al software da noi utilizzato. Naturalmente questo vale per noi che abbiamo utilizzato questo software, ma come ben saprete, per software diversi sono presenti soluzioni analoghe, okay, per fare questo tipo di mappatura. Quindi ci siamo occupati di mappare i property set, in questo caso attraverso un file di testo che ci ha permesso di andare a correlare agli specifici elementi richiamati attraverso le classi IFC con le quali tali elementi sono stati tradotti nel file IFC in output. Ecco, andare ad associare determinate property tutte raggruppate sotto uno specifico o sotto specifici property set. A questo punto, magari andiamo verso la conclusione, facendovi vedere quello che è il risultato finale e per favore segnalatemi se non riusciste a vedere il modello informativo IFC che dovrei stare proiettando. Ecco, questo, diciamo, è il modello del cavalcavia che al momento abbiamo sviluppato. Tenete presente che, insomma, è ancora un progetto in essere e che poi, tra l'altro, dovrà essere aggiornato ulteriormente dall'impresa di costruzione che si aggiudicherà i lavori e alla quale abbiamo rivolto un capitolato informativo in sede di gara. E diciamo che il vantaggio che crediamo la stazione appaltante possa avere da questo modello è quello innanzitutto di avere raccolte all'interno di property set che potete vedere qui in questa porzione in basso a sinistra dello schermo, il fatto di aver raccolti all'interno di property set tematici. In questo caso stiamo parlando degli elaborati di progetto esecutivo di questo giugno 2022, tutta una serie di elaborati, chiaramente con dei parametri che ci spiegano a che cosa questo elaborato fa riferimento e che possono essere, in maniera abbastanza agevole, possono essere, ve lo faccio vedere perché si è aperto sull'altro schermo, possono essere consultati direttamente a partire dal modello. Adesso qui vi ho fatto vedere un esempio della relazione geotecnica. In realtà, se andate a notare qui è stato proprio siamo andati a rappresentare un piezometro utilizzato appunto a scopi di carotaggio e di prova downhole, associati a questo elemento, come vedete, esiste un property set in cui siamo andati ad associare i dati relativi alla prova eseguita e anche i risultati elaborati a seguito di questa prova. Quindi, in questo caso, per esempio, la stratigrafia del terreno con le immagini delle carote che sono state estratte. Questo, insomma, a futura memoria di prove che sono state eseguite, che è opportuno non vadano
non si vadano a perdere nel tempo. Come vedevate prima, appunto, abbiamo tutta una serie di documenti chiaramente di natura generale che sono associati alla classe generica FC Project, quindi quelli relativi al progetto esecutivo di questo giugno 2022, quelli relativi più antichi, relativi invece al progetto del novembre del 1970 e poi altra ancora documentazione. Per esempio, relativa a quelle famose prove che vi dicevo prima del 2017 realizzate dal Comune di Verona, dalla stazione appaltante, che sono state un importante punto di partenza per noi, per la nostra progettazione. Questo chiaramente per quanto riguarda i documenti generali che difficilmente possono essere associati puntualmente a un oggetto, ma in realtà se poi andiamo a selezionare ad esempio questa pila, vedete che per quanto riguarda invece i documenti specifici di un singolo elemento, ci siamo occupati anche di associare, nella fattispecie questo è uno dei documenti risalenti al 1970 e in particolare disegni di armatura della pila. In questa maniera, insomma, quantomeno siamo riusciti a fare ordine nel patrimonio documentale altrimenti sparso, che tipicamente negli anni si sedimenta negli uffici tecnici delle stazioni appaltanti, se vogliamo anche inevitabilmente, e che ora trovano sicuramente una forma di organizzazione maggiore. Vi ho fatto vedere questo per quanto riguarda gli elementi, diciamo, che non hanno subito particolari interventi. Più interessante probabilmente è vedere invece gli elementi di progetto, per cui mi avvalgo di questa vista per illustrarvi ad esempio l'intervento di cui prima vi parlavo relativo al pulvino e al rinforzo del pulvino. Vedete che in particolare in questo caso lo possiamo vedere bene da questa sezione, magari seziono anche dall'altra parte in maniera tale che sia possibile vedere la sezione delle travi di impalcato. Vedete che in questo caso l'intervento che cosa ha previsto? Ha previsto una sostanziale demolizione del getto di completamento superiore degli impalcati, e queste tre fasce verdi che vedete qui non sono altro che getti di completamento che verranno realizzati nuovamente a valle dell'intervento. Come potete vedere, sono stati gettati poi due muri laterali al pulvino, questi qui che vedete in azzurro, d'accordo? Proprio a scopo di rinforzo del pulvino, così come a scopo di rinforzo del pulvino sono state progettate, verranno poi installate questi sistemi di trattenuta, questi elementi con piastre e barre che sostanzialmente vengono annegate nel getto, vengono annegate nella trave orizzontale del pulvino, nel traversone del pulvino, e consentono appunto il rinforzo della testa dei pulvini, come ricordate si parlava prima di ripristino del pulvino. Analogamente poi verranno realizzate dei traversi, anche questi rinforzati con delle barre correnti che attraversano l'impalcato per tutta la lunghezza, come potete vedere qui, e sostanzialmente questa è la modalità attraverso cui all'interno del modello informativo tridimensionale viene descritto questo intervento, naturalmente con la possibilità sempre di andare a discernere tra quelli che sono gli elementi dello stato di fatto e quelli invece dello stato di progetto. Come vedete qui è anche possibile capire come tutte le barriere siano state oggetto di sostituzione, saranno oggetto di sostituzione nella fattispecie. E ovviamente nel momento in cui ci si interrogasse su come per esempio viene realizzato questo intervento di rinforzo, è possibile con un semplice clic su un elemento, supponiamo questo elemento di rinforzo, andare a consultare gli elaborati di progetto esecutivo che ad esempio ci andranno a illustrare andranno a illustrare nel dettaglio qual è l'intervento previsto. Insomma, qui si vede chiaramente un livello di dettaglio maggiore. In questo caso si vede molto bene il traverso con la barra passante, mentre in questa sezione vediamo molto bene i nuovi getti verticali e superiori di completamento con il profilo di contrasto e le barre che vengono annegate nel nuovo getto e che si vanno ad ancorare
al pulvino esistente. Altro tipo di intervento che riguarda peraltro la campata centrale, eccolo qui, è l'inserimento di queste, lo vediamo magari meglio, eccolo qua, si vedono in rosso, che sono elementi di nuova costruzione, di queste fasce di rinforzo della campata centrale, che è quella più lunga dal punto di vista dimensionale, e qui potete vedere che anche qui abbiamo il nostro elaborato che ci va a descrivere, ecco, dove vengono posizionate, in quale posizione rispetto alla planimetria generale del manufatto. Insomma, possiamo ricavare tutte le informazioni necessarie. È chiaro che questo tipo di approccio, come dicevo poc'anzi, è un approccio sicuramente ibrido all'implementazione BIM, nel senso che si appoggia molto sulla presenza di elaborati bidimensionali, che però giocoforza sono ancora sempre necessari, ma allo stesso tempo riteniamo che rappresenti per la stazione appaltante un'opportunità, uno strumento utile, e che si presti anche ad essere progressivamente aggiornato, innanzitutto con i dati relativi ai materiali specifici e alle tecniche specifiche messe in pratica dall'impresa aggiudicataria degli interventi, e poi con eventuali futuri interventi di manutenzione, ad esempio. E nient'altro, insomma, poi qui, vabbè, chiaramente no, non sto qui ad illustrarvi le possibilità che possiamo avere nell'interrogazione dei modelli IFC. Qui ho semplicemente fatto alcune regole attraverso questo, che tra l'altro è un software gratuito e che io, pur non avendo nessun interesse, sponsorizzo sempre, e quindi ci permette di fare un controllo su effettivamente quali sono le entity IFC che siamo andati ad utilizzare, piuttosto che andare a controllare che, diciamo, ogni elemento sia stato codificato secondo una corretta o condivisa logica di denominazione, e tutta un'altra serie di controlli che, nel momento in cui ci sono dei requisiti informativi specifici, possono essere effettuati. Io direi che con queste ultime cose che abbiamo visto a video avrei chiuso la mia presentazione. Non mi sono dilungato molto, ma insomma spero di avervi passato un po' il concetto che volevamo passare, cioè che in questa fase storica riteniamo che, insomma, sia il caso di utilizzare modelli informativi anche nell'ottica di fare da collante di informazioni, che poi non significa necessariamente avere una sfilza infinita di parametri, che magari potrebbero essere anche più immediati, sicuramente da consultare, ma che, se poi restano lì, probabilmente diventano poco utili. Crediamo che in contesti come quelli in cui abbiamo operato in questo caso, questo sforzo che abbiamo fatto di correlazione di veicoli informativi diversi possa essere per le amministrazioni pubbliche un primo passo interessante per cominciare a interessarsi alla metodologia BIM, e, perché no, magari con la prossima gara, spingere un po' di più sui requisiti per raggiungere obiettivi più elevati. Io ho concluso, vi ringrazio molto per l'attenzione, resto a disposizione nel caso vi fossero domande, e nient'altro per il momento. Grazie a tutti della partecipazione, e basta. Non so se Roberto ha intenzione di intervenire, io ho il timore di non Però riuscire a mi sentirlo. senti? Eventualmente, Roberto, scrivimi in chat, altrimenti, insomma, salutiamo il nostro audience.
Vedo che c'è una domanda, mi segnalano che c'è una domanda. Nel caso di un progetto definitivo con metodo no BIM, come si può implementare il BIM? Sì, se ho capito bene, se ho capito bene una domanda, ti ritrovi posso permetto di darti del tu, ti ritrovi nella situazione di un progetto che ti viene trasmesso, immagino, quando dici no BIM con elaborati bidimensionali e tu sia costretto o tu voglia implementare la metodologia BIM. Beh, in questi casi purtroppo io temo che tu sia costretto ad un minimo di rimodellazione iniziale e di diciamo così recupero di quelle informazioni che sono bidimensionali attraverso la modellazione tridimensionale. Del resto, quello che abbiamo fatto qui noi, anche con l'aiuto dell'Università di Padova, fortunatamente è stato questo. Il progetto definitivo non era tridimensionale, non c'era nessun tipo di modello e per fare quello che abbiamo fatto siamo dovuti partire da là. Ti dirò anche di più, in un progetto parallelo in cui stiamo lavorando, di tutt'altra natura, siamo partiti da modelli tridimensionali ma sviluppati con software diversi. E purtroppo ci si rende conto che al di là della visualizzazione congiunta di questi modelli, quando si tratta poi di operare su modelli in formato IFC prodotti da altri soggetti, esiste una problematica, ecco, che in tanti casi obbliga a una rimodellazione all'interno del proprio ambiente di operi. Come io spesso mi trovo a parlare di IFC, lo dico sempre, è il grande punto dolente, okay, dello scambio di informazioni. Non a caso, infatti, nell'ambito della modellazione bidimensionale tramite CAD, questo problema non lo troviamo perché ormai il formato DWG, che pure è un formato proprietario, è diventato uno standard, e quindi non ci dà problemi lavorare sul DWG di un altro. Nel caso della metodologia BIM, e grazie, e io ritengo che sia una risorsa anche alla possibilità di utilizzare software diversi, questo tipo di problematica la si trova. Di certo mi permetto di suggerirti avventurarti nella implementazione BIM su un progetto non attivamente BIM, poniti sempre il quesito di quali sono gli obiettivi che il tuo cliente o tu stesso vuoi raggiungere, perché questa cosa ti potrebbe permettere di ridurre molto il tuo impegno o quantomeno di incanalarlo verso quello che ti è veramente utile. Spero di averti risposto. In ogni caso, insomma, se aveste comunque altre domande, io sono, come vi facevo vedere prima, sono attivo su LinkedIn, chiedetemi il contatto e mi fa sempre molto piacere confrontarmi con i colleghi. Ok. Io non vedo altre domande, dalla regia mi dicono che non ce ne sono, per cui nuovamente vi ringrazio e vi auguro una buona prosecuzione di serata e vi do appuntamento al prossimo Talks di Assobe. Grazie a tutti e buona serata ancora.